Le novità in casa Peugeot Motorcycles evidentemente non sono finite, perché vi abbiamo presentato recentemente XP400, che rappresenta una novità insomma molto importante per la casa francese, però in realtà adesso c'è una vecchia conoscenza qui con me, il Twit nelle due versioni Allure e GT, per inciso il 125 qui alla mia sinistra e il 200 qua alla mia destra, che si presentano dopo tanti anni di onorata carriera, adesso rinnovati nell'estetica e anche con una nuova strumentazione. Non cambiano quindi granché, ma ci sono state delle belle sorprese, sì, perché il ruota alta di Peugeot, che tra l'altro è un best seller per la casa francese, mi ha stupito davvero. E allora andiamo a scoprire come cambia e soprattutto come va. Partiamo ovviamente dall'aspetto estetico, perché è la novità più grande per quanto riguarda Twit, e allora vi dico che c'è una linea decisamente più spigolosa rispetto alla precedente versione, una scelta ben precisa da parte di Peugeot Motorcycles. Perché? Perché voleva distinguersi rispetto alla gamma di scooter, da questo segmento che è popolato da scooter che generalmente sono fatti di linee molto morbide. E allora vi dico che indubbiamente il nuovo Twit esteticamente ha bisogno di un po' di occhiate, ma convince. È molto carino, è fatto bene e, come giustamente ha scelto Peugeot, si distingue dalla massa, quindi lo riconoscerete facilmente qui a Roma, parcheggiato in mezzo a tanti altri motorini. Quindi bella estetica, ma soprattutto arriva una nuova componentistica per quanto concerne le luci, che sono adesso tutte a LED. Quindi questa bella firma delle luci di posizione con i tre graffi, per così dire, il faro full LED qua davanti, l'indicatore di direzione e così anche il fanale posteriore. L'arrivo poi di una nuova strumentazione LCD, dicevamo, alza il contenuto tecnologico. Non in modo clamoroso, ma vi anticipo che è comunque piuttosto sorprendente, perché è una strumentazione che si legge molto bene e soprattutto che contiene tante informazioni, molte più di quelle che ci si aspetterebbe da uno scooter di questo segmento. Peugeot Twit dal punto di vista puramente tecnico non cambia. Ma facciamo un breve ripasso per chi non conosce il ruota alta di Peugeot. 125 e 200 a livello estetico sono molto simili, un piccolo inciso, questa versione, la GT, quella un po' più ricca in teoria nei contenuti estetici, è dotata anche di questo piccolissimo cupolino qua davanti. Ma dal punto di vista diciamo appunto estetico, 125 e 200 sono del tutto simili, sono riconoscibili per pochi aspetti. Tante le cose in comune, a partire appunto dalla ciclistica, che si basa su cerchi da 16 pollici, forcella telescopica, coppia di ammortizzatori al posteriore e un impianto frenante che in realtà differisce tra le due versioni. Sul 125 sono montati due dischi di uguali misure, 226 mm sia davanti che dietro, e l'impianto è accoppiato a un sistema CBS, quindi una frenata combinata. Sul funzionamento torneremo tra un attimo. Per quanto riguarda invece la versione 200, i dischi sono di maggiori dimensioni, un 260 mm davanti e un 240 mm dietro, e questa volta sulla versione più grande arriva l'ABS a due canali. Questo per quanto concerne l'aspetto della ciclistica, il telaio è rimasto lo stesso per entrambe le versioni, i motori ovviamente 125 e 200 sono differenti. Nel primo caso si tratta però di tutti e due i casi di monocilindrici, quattro tempi raffreddati ad aria, nel primo caso 124,8 di cilindrata, mentre nel secondo siamo intorno ai 170 centimetri cubi per la versione 200. Due motori quindi che differiscono leggermente nei numeri, stiamo parlando di 11 cavalli e poco più per la versione 125 e circa 10 Nm di coppia, mentre diventano 12 cavalli, poco più di 12 e poco più di 12 Nm di coppia sulla versione 200. Quindi numeri abbastanza simili per le due versioni, un comportamento anche su quello torneremo tra un attimo per raccontarvi esattamente come vanno su strada e se c'è una preferenza per una versione piuttosto che l'altra. Quindi a livello di motore e ciclistica abbiamo fatto il punto, adesso non rimane che dirvi come vanno.
Un'altra cosa per la quale i due scooter, o meglio lo scooter, il Tweet, nelle due versioni 125-200 è uguale, è la questione altezza sella e peso. 790 sono i millimetri che separano il terreno dal cavallo qui della sella, mentre il peso è di 106 kg a secco, che poi in termini di peso in ordine di marcia diventano circa 111, ed è appunto equivale per una versione e per l'altra, per una motorizzazione e per l'altra. Parliamo però di come va questo scooter e quindi partiamo come sempre dalla posizione in sella. I 790 mm sono pochi, si tocca bene dal mio 1,80 m il terreno, e per chi non svetta c'è sempre la possibilità di portarsi un po' più avanti cercando la sciancratura per avere il massimo contatto possibile col terreno. Quindi bene da questo punto di vista. La pedana piatta favorisce lo spazio per zaini, borse e quant'altro. Tra l'altro c'è il pratico gancio qua davanti, quindi nessun problema. Il manubrio è bello stretto, è piccolino, molto compatto. Sulla versione GT, lo vedete, ci sono anche degli stabilizzatori, lo rendono un filo più largo e un filo meglio rifinito. Ma di fatto la sensazione è di avere uno scooter molto leggero, molto compatto, che si porta facilmente sul cavalletto e si riporta facilmente a terra. E questo penso sia un gran bel vantaggio anche per chi si avvicina a uno scooter. E soprattutto mi viene da pensare, in una città come Roma, dove siamo oggi, chi cerca uno scooter estremamente semplice, estremamente compatto per svicolare nel traffico caotico della capitale. Dal punto di vista del movimento, questo scooter è una piacevole sorpresa, perché se quelle dimensioni, quella sensazione di leggerezza fanno pensare a uno scooter magari un po' instabile, beh, la sorpresa è proprio questa, che invece Tweet 125, così come 200, risulta molto preciso e molto stabile. Ovviamente l'agilità è il suo forte, questo manubrio stretto permette di svicolare benissimo tra le macchine, ci si muove davvero un gran bene. Unico piccolo neo per uno scooter così agile, il raggio di sterzo, che non è contenutissimo, ma è comunque chiaramente buono e permette di muoversi bene nel contesto cittadino. Le differenze maggiori sono proprio a carico di motore e soprattutto di frenata, perché 125-200, dicevo, vanno molto bene in termini di agilità e anche di stabilità, è molto preciso e anche sulle curve dà un bel appoggio, e onestamente, sono sincero, non me lo sarei aspettato da uno scooter così piccolo e di questo segmento. Diciamo motore, beh, allora il 125 per essere un ottavo di litro è brillante, ha un'erogazione brillante, non fa sentire la mancanza di coppia o di potenza, la trasmissione è tarata bene, quindi lo spunto è buono e anche la ripresa è buona, ho visto facilmente velocità di 70 km/h in un arco di tempo e di spazio veramente ridotti. Il 200 indubbiamente aggiunge qualcosa, c'è un po' più di spinta, e quindi indubbiamente per chi cerca qualcosa in più, sì, al semaforo lascia indietro la versione 125 di qualche metro. Dal punto di vista della frenata, dicevo, ci sono delle differenze. Sulla versione 125 con sistema CBS c'è un anteriore più delicato e una leva, quella di sinistra, che comanda tendenzialmente il freno posteriore, che in realtà fa un eccellente lavoro perché chiama in causa entrambi i dischi e veramente frena con tantissima energia. Quindi sul 125 il sistema CBS lavora molto molto bene e permette frenate veramente veramente buone, una bella sorpresa. Sul 200 invece, devo essere sincero, le differenze si sentono, perché beh, c'è un ABS indubbiamente che ci tiene al riparo da sgraditi inconvenienti, soprattutto in città sul pavé è abbastanza comodo avere un sistema antibloccaggio. Però l'anteriore ha un intervento bello, modulabile e potente, quel che manca un po' sul 125. Il posteriore fa facilmente entrare l'ABS. L'unico neo del 200 è questo, che chiamato in causa il posteriore, l'ABS entra in modo un po' invasivo. Anche a livello di dotazione, ve lo dico, Peugeot Tweet non delude. Perché? Perché c'è un vano sottosella, stavolta non mi fregate, ve lo racconto il vano sottosella, visto che sul Peugeot XP400 me l'ero dimenticato. Vano sottosella che è in grado di ospitare un casco jet con visiera. La sella, lo vedete, è biposto, tra l'altro per il guidatore devo dire che è piuttosto comoda. Cos'altro? Beh, lo schermo LCD, ora ve ne parlo in dettaglio, vi racconto
come funziona. C'è una presa USB qui nel retroscudo, nel vano retroscudo, e tra l'altro in Peugeot sono stati anche furbi perché c'è un piccolo svaso qua sotto che permette di far passare un cavo di ricarica per chi magari il telefono lo porta qua con un bel supporto specifico e ha bisogno però di caricarlo visto che lo usa come navigatore. Quindi furba la scelta e quindi funzionale soprattutto. La strumentazione, come anticipavo, è del tutto semplice, è uno schermo LCD, però ragazzi funziona un gran bene perché è ben leggibile e contiene tante informazioni, ora vi dico nel dettaglio cosa, ma soprattutto è visibile anche con il sole a picco sopra di noi, non ha accennato ad alcun problema in tal senso e quindi direi che la sua efficacia è assolutamente da 10. Per quanto concerne le informazioni invece vi dicevo che è comunque ricca, perché? Perché c'è l'autonomia che tra l'altro ha, quando siamo partiti stamani, indicava circa 130 km e per quanto concerne i consumi c'è l'indicazione sia dell'istantaneo che del consumo medio. Consumo medio che, anche se nel contesto quotidiano della nostra prova non possiamo dare un riferimento in senso assoluto, effettivamente sembrerebbe assolutamente allineato a quello che è il dichiarato, che è veramente basso basso. Siamo sotto i 3 litri per 100 km per entrambe le versioni. Nello specifico questo 200 ha 2,5 litri per 100 km e io prima, quando ero con il 125, ero intorno ai 3, forse ho visto anche qualcosa meno. Quindi, considerato l'uso spregiudicato quest'oggi, direi che i consumi sono molto molto bassi e la strumentazione ottima. Tiriamo infine le somme per quanto riguarda Peugeot Tweet 125 e 200 e diciamo che dal punto di vista estetico la qualità si percepisce e soprattutto la differenziazione rispetto a quello che è un segmento fatto, come dicevo all'inizio, di scooter da linee molto morbide. Quindi va guardato un po' perché sia convincente, però nel caso specifico più che lo guardavo e più oggi che mi convinceva la sua estetica, promossa anche lei. Dal punto di vista della qualità, anche lì Peugeot ha voluto fare un po' la stessa giocata, sempre comparata al segmento, che è un altro rispetto a quello dell'XP400 GT che abbiamo conosciuto di recente, ma è uno scooter anche questo che è fatto bene e al quale fondamentalmente nel suo segmento non manca assolutamente niente. Penso adesso e guardo la sella con la bella impuntura Peugeot, insomma è uno scooter che fa la sua figura. Andiamo però alla questione dei prezzi, fondamentalmente perché è quello che poi alla fine dei conti fa scegliere uno scooter piuttosto che un altro. E allora vi dico che Peugeot Tweet 125 parte da 2.999 euro, è disponibile in tre colorazioni, la versione blu, quella nera e quella bianca. Allo stesso modo la versione 200 costa 3.199 euro, quindi 200 euro in più. Per entrambi è disponibile poi la versione GT, cioè questa con questa colorazione grigia e i dettagli arancio, che tra l'altro sono riportati anche sui cerchi, lo vedete c'è un piccolo baffo arancio, mentre sulla versione 125 sono cerchi diamantati. Prezzo, dicevo, per la versione GT che sale di 100 euro, sia per il 125 che per il 200. Adesso vi ho raccontato come va il nuovo Peugeot Tweet 125 e 200 e, come di consueto lo sapete, passo la palla a voi, fatemi sapere cosa ne pensate del ruota alta di Peugeot nei commenti. Ricordatevi la campanellina per non perdere tutti gli aggiornamenti sui prossimi video che usciranno sul nostro canale, non dimenticatevi di seguirci sui nostri canali social ovviamente, ma soprattutto vi rinnovo un invito, quello di andare sul sito motorbox.com, dove troverete la scheda tecnica e tutti i dettagli più raffinati dello scooter di Peugeot. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando al prossimo video.